guarda qui, guarda cosa c'è qua insieme a me. Tantissimi ragazzi che fanno parte tutti di un grandissimo gruppo. Come si chiama il vostro gruppo? I Megalì, giusto? Sì. Ma cosa significa Megalì? Una città sospesa. Una città sospesa. Ma in che senso? Che... Io lo so cosa significa Megalì. Lo sai? Vieni, vieni. Diciamo. Significa legami. Legami. In che senso? Cioè, legame può essere... ci possono essere tanti legami. Legami tra persone. Questa è una cosa molto interessante. Potresti spiegarmela un pochino? No. Può esserci il legame tra amici? Il legame con la famiglia? Il legame tra tutti, ma quindi qua svolgete delle attività che vi portano a creare dei legami, giusto? Sì. E come li state creando questi legami? Che attività? Con i giochi. Con i giochi, perfetto. Ma che attività state svolgendo qua all'interno dell'oratorio? Di tutto. Di tutto. Tu come ti chiami? Marco. Ciao Marco, io sono Laura, piacere. Qual è l'attività che vi sta piacendo di più? A te, per esempio, qual è l'attività che ti piace di più svolgere qua? Forse il biliardino. Il biliardino? Bene, anche il biliardino è un'attività che, insomma, crea dei legami particolari. Ma a te, per esempio, tanto tu come ti chiami? Leo. Ciao Leo. E qual è l'attività a te che ti sta piacendo di più? Calcio. Il calcio, ma vi vedete in squadre, quindi giocate tutti insieme? Sì. Ladies, gentlemen, signore e signori, don't you dare touch your TV. Raccontami un pochino la vostra giornata qua all'interno dell'oratorio. Dalle 8 alle 9 abbiamo l'accoglienza. L'accoglienza. Poi alle 9 inizia l'inno. E giura che ti porta a Megalì, è quello che non so. Lo scoprirò con te, è un'avventura che Raccontatemi qualche altra attività che magari io non ho detto che... Teatro gioco. Fate il teatro gioco? E di cosa si tratta? Facciamo teatro però giocando. Cioè tipo... Ci insegnano le regole del teatro però facendo i giochi, anche giocando. Tipo un esempio di cosa possono avervi insegnato? Cioè tipo se ci fanno fare una vecchietta sappiamo come farlo, queste cose qua. Quindi se io ti chiedo di farmi il gatto tu lo sai fare? Chiedere a lei, più brava. Cosa avete imparato a fare col teatro? A recitare, a muoverci, cioè quando dobbiamo muoverci e quando no. Quale altra attività vi ha interessato molto? Il? Roverino. Il roverino? È un gioco dove c'è un cerchio e dei portieri stanno con un bastone. Noi dobbiamo fare tre passaggi e infilarlo nella nostra porta e totalizzare più punti. Parlatemi dei giochi d'acqua. Tipo... Li facciamo ogni mercoledì. Visto che non facciamo più le uscite andando al mare... O in piscina, adesso li facciamo qua all'oratorio. E ieri abbiamo fatto Valentina, un'animatrice, doveva farci delle domande e se ci cambiava in tre dovevamo fare la sedietta, invece in due la carriola e in uno dovevamo correre. Anche singola. In quattro. E chi toccava prima la mano dell'animatore e rispondeva. E chi rispondeva male gli tirava un secchio d'acqua in testa. Chi sbagliava praticamente. Siete quasi 300 ragazzi e faccio uscire i denti quando gridate.
tutte le corde saltano. Siamo pronti? Vai Marco! Spende già come spendeva molti fa quel viaggio su per partire.